In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Vediamo ad esempio come rapidamente chi sta accanto a noi non solo possiede lo status di sconosciuto o di immigrante o di rifugiato, ma anche diventa una minaccia a chi sta lo status di nemico. Nemico perché viene da una terra lontana o perché ha altre usanze. Nemico per il colore della sua pelle, per la sua lingua o la sua condizione sociale. Nemico perché pensa in maniera diversa e anche perché ha un'altra fede. Quante ferite si allargano a causa di questa epidemia di inimicizia e di violenza che si imprime nella carne di molti che non hanno voce perché il loro grido si è indebolito e ridotto al silenzio a causa di questa patologia dell'indifferenza.